Lavoratori! Lavoratori della banda! Ma che ha sta macchina, mannaggia? Che? Ti fermi! Scendi, apri il cofano, vai. Ma fai qualche cosa, come non cosa vuoi che faccia? Ma come? Fai passare. Forza, su. Fammi un po' passare. Guarda questo che torna. Fa preso. Oh. Dai, ciao. Vengono. Urco! Stavamo scherzando. Dai, che scappa! Disoccupazione, crisi, fallimenti, aziende in difficoltà, situazione occupazionale, posti di lavoro, futuro. Queste sono alcune parole chiave utilizzate nel mondo del lavoro, ma qual è la situazione lavorativa in Molise? Siamo partiti dal nucleo industriale Isernia Venafro per toccare con mano la drammatica situazione che vivono tantissimi lavoratori. Secondo i sindacati, negli ultimi 5 anni sono persi 1000 posti di lavoro. E proprio nel nucleo industriale della provincia di Isernia, con l'aiuto del sindacalista della CGIL Andreozzi, abbiamo raccolto diverse testimonianze. Non si vede più il movimento che c'era qualche anno fa. I lavoratori stanno tutti in cassa integrazione straordinaria per la maggior parte e le aziende stanno tutte quasi ferme, tranne qualcuno che fa, è l'eccezione che conferma la regola. Molte aziende sono fallite. Molte aziende sono fallite e chi non è fallito sta facendo cassa, ma è una cassa, diciamo, per mantenere vincolati i lavoratori, ma senza prospettive. Senza prospettive di ripresa in pratica. Questo è quello che ferisce, perché stiamo ragionando su queste problematiche da più di un anno e automaticamente oggi ci ritroviamo qui nella stessa condizione senza aver avuto nessuna proposta. È vero pure che c'è una crisi a livello internazionale, ma qui al Molise si raddoppia. Perché si raddoppia? Si raddoppia perché il Molise già veniva da una situazione di crisi quando è scoppiata la crisi, diciamo, cosiddetta finanziaria delle banche, che si sta ripercuotendo in modo mostruoso, quindi al cubo, non al quadrato, su quello che è la realtà molisana industriale o quello che è rimasto. Qui abbiamo un altro grande esempio, la grande Manuli, sì, un'altra eccezione strana, una delocalizzazione vera e propria fatta non, diciamo, contrastata con i dovuti modi da parte delle istituzioni che non dovevano permettere queste cose. È ovvio che qua una forte, diciamo, responsabilità non la possiamo dare solo alle istituzioni, ma anche a questa classe imprenditoriale che noi abbiamo nel Mezzogiorno, che è ridicola. In che senso? Si nasconde dietro quelle che sono le, diciamo, le cosiddette malefatte o il non apporto delle istituzioni, ma loro non sono esenti da colpe. Non dimentichiamoci che queste sono tutte aziende per la maggior parte che hanno soffrito degli aiuti della famosa 488, sono rimasti il tempo necessario a far sì che rispettassero le regole dettate dalla legge all'epoca e automaticamente dopo sono scappati. E questi sono gli imprenditori che noi abbiamo. Tra le altre cose poi c'è la politica, che chiaramente non si è fatta così, diciamo, uso un termine forte, rispettare e non è stata capace di trattenere questi imprenditori. Questo è un fiore all'occhiello del nucleo industriale, la famosa Rerra, ex multinazionale dell'Alcoa, oggi in mano ai famosi fratelli Ragusta, che è fallita recentemente. Novembre circa è stata messa in fallimento. E noi operai è dal 15 di settembre che è finita la cassa integrazione straordinaria e non prendiamo una lira. Stiamo sempre alle solite cose, insomma un altro Natale sarebbe il quarto che noi non possiamo mettere niente sul tavolo. Come vivete questa situazione? Viviamo con quel poco che ci possono dare i nostri genitori, che come sta la situazione attuale sicuramente mancherà anche quello, perché i loro risparmi stanno per finire o a qualcuno l'è finito proprio. Non si vede nessun sviluppo industriale, addirittura qua chiudono giorno per giorno, però voglio sapere in che modo dobbiamo pagare
le spese, la luce, vabbè, il telefono è superfluo, ma la luce ci serve, il gas ci serve per cucinare, le spese per mangiare come le facciamo? Noi vogliamo non aiuto, né cassa integrazione, né vogliamo un lavoro dignitoso, quello è quello che vogliamo noi. Non siamo politici che ci servono i contributi, 20.000 euro al mese, a noi ci bastano quelle 1.000, 1.200, 1.300 euro al mese, basta quello per campare. Come spiega questa situazione ai suoi figli? Non è facile spiegare per quale motivo io sto a casa 24 ore al giorno e non poter trovare un altro lavoro. Quando vanno a scuola i miei figli me lo dicono. Quando la maestra chiede, ma tuo padre che fa? Chiede a tutti i ragazzi. Quando arriva al momento dei miei figli, papà sta a casa, non lavora. E c'è un silenzio. Come faccio io a spiegare ai miei figli che io la voglia di lavorare ce l'ho, il lavoro lo trovo, ma non c'è? Quando chiedono di comprargli qualche cosa, io cerco di non comprare il superfluo, insomma. Solo il necessario. Anche su quello gli devo dire dobbiamo aspettare, perché prima dovevamo aspettare la cassa integrazione che arrivava a fine mese, adesso non gli posso dire neanche dobbiamo aspettare perché non arriva più niente. Qualcuno ci dovrebbe dare una mano, un aiuto. Noi vogliamo riprendere questa fabbrica, è in fallimento, la vogliamo riprendere noi, la regione ce la può dare in comodato d'uso. La vogliamo prendere in comodato d'uso, ce la dà in comodato d'uso, noi la rimettiamo in funzione e lavoriamo. Possiamo anche pagare se ci sono delle rate da pagare, mano a mano che lavoriamo. Siamo 25 persone, la forza di lavorare e la volontà ce l'abbiamo. Ce la diano a noi. Vediamo che siamo meglio del signor Ragosta, che sta in galera per 36 milioni di euro di evasione fiscale. È quello che vanno cercando, questi tipi di imprenditori. Noi siamo molto più onesti, vogliamo lavorarci dentro. Ce la danno, noi la riprendiamo, la mettiamo a posto e continuiamo a lavorare. Possiamo spendere, avere uno stipendio, pagare le tasse, pagare la luce, tutto quello che serve per vivere dignitosamente. Dal 16 novembre ci hanno avvisato che c'era un camion dentro la ditta. Siccome il curatore fallimentare veniva il venerdì successivo al 16 a fare l'inventario, qualcuno ha pensato bene di venire qui e svuotarla prima dell'inventario, solo che le è andata male perché ci hanno avvisato, noi siamo venuti qui, abbiamo chiamato i carabinieri e hanno fatto scaricare il camion di cui già era carico con la merce da partire. Mo, se questo è un modo onesto di lavorare, di funzionare, a me mio padre mi ha insegnato ben altro, di essere onesto nella vita, non un ladro. Fonder Ghisa, società dichiarata fallita con sentenza numero 411 del 2005 del Tribunale di Isernia. Stesso modus operandi, stessa famiglia, i Ragosta, proprietaria della RER, fallita pochi giorni fa. Perché i fratelli Ragosta hanno investito in due aziende del nucleo industriale? Quali interessi rincorrevano? Cosa bruciavano nei due stabilimenti? Molti lavoratori parlano di carri armati provenienti dall'ex Jugoslavia pieni di uranio impoverito, bruciati negli alti forni. Oggi gli impianti dell'ex Fonder Ghisa sono stati acquistati dalla ditta Valerio per 1,2 milioni di euro, ma è ancora tutto sigillato. Che fine faranno i 90 ex dipendenti? E la bonifica dell'area quando verrà effettuata? Diversi lavoratori che si sono rivolti alla magistratura per farsi riconoscere le patologie riscontrate sul luogo di lavoro. Un'altra gatta da pelare, perché in pratica sono rimasti altri 85 dipendenti che a gennaio gli scade la cassa integrazione per cessazione. Questa è una delocalizzazione chiaramente, qua l'imprenditore dopo aver finito di usufruire delle 488, come dicevo pure prima, ha preferito andarsene ed è andato ad investire nei nuovi mercati emergenti come il BRIC, quindi Argentina, Brasile e Germania dell'Est, ex Germania dell'Est. Questa 488, l'obiettivo 1, l'obiettivo 2, molti imprenditori preferiscono fare qualche chilometro per trasferirsi in Campania, dove l'obiettivo 1 è anche un altro problema, questo per l'imprenditoria molisana. Non solo questo, è che non ci sta proprio prospettiva. Chiaramente io molte volte mi pongo il quesito, ma per quale motivo un imprenditore dovrebbe venire in Molise ad investire, con quale attrattività, con quale attrazioni? Questo è quello che si devono chiedere le istituzioni regionali. Che progettualità avrà questa nuova giunta che si andrà ad insediare a giorni
per quanto concerne queste cose qua, che sviluppo darà? Se andiamo a parlare di 5.000 posti, però vogliamo sapere il progetto qual è. Andiamo a parlare pure di giovani. Thank you.